Alessia Marcuzzi, da quando è in vacanza in America, sembra davvero un'altra persona. Si sta godendo il sole e il mare statunitense in compagnia dei suoi bambini, partita anche con Chiara Giordano e i suoi rispettivi figli. Dai suoi social, ci arrivano gli scatti delle sue vacanze bollenti, non solo perché la temperatura lì a Miami è alta, ma perché il fisico che la conduttrice del Grande Fratello 13 mette in mostra è davvero pazzesco. Il suo ventre è piatto, il bikini a fascia le copre un abbondante décolleté ed il suo corpo disteso al sole è quasi un invito ad andare da lei per una chiacchierata informale. Nei suoi scatti si vedono spesso Mia e Tommaso, ma non si riesce a scorgere Paolo Calabresi, il suo compagno, al punto da pensare che possa essere rimasto da solo a casa. Le vacanze di metà luglio di Alessia Marcuzzi restano tra le più calienti, in cima alla classifica delle vacanze VIP. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno litigato in un ristorante e tutto è finito malissimo, con la conduttrice che si alza in piedi e va via, lasciando solo Paolo a tavolo. E quanto ha riportato il settimanale Nuovo nelle scorse settimane, che è riuscito a lanciare il gossip corredato con le foto della coppia visibilmente intenta a discutere con Paolo Calabresi Marconi, con lei che poi va via. Eppure nei giorni precedenti allo scoop del settimanale, Alessia e Paolo Calabresi erano tutti intenti a trascorrere giorni felici in vacanza. Come meta i due piccioncini avevano scelto Formentera, dove si erano lasciati andare a baci e carezze infuocate, la testimonianza di quanto era forte la passione tra loro. Adesso però nell'USA non c'è Paolo Calabresi, o almeno così sembra, e con la mente si ritorna a quanto mostrato dal settimanale. Le facce scure e la mancanza di un dialogo, a suggerire qualche crepa nel loro rapporto e l'esasperazione di lei. Il motivo del litigio è ignoto, ma stando alle rivelazioni di Nuovo, sarebbe apparso qualcosa di strano sul cellulare di Alessia. Sarebbe stato questo il motivo della lite. Chi se ne frega.